Ti basta? Ti assicuro alla mia attenzione. Perché posso continuare, mattone dopo mattone, dollaro dopo dollaro, morto dopo morto. Oppure puoi chiamare il tuo capo e dirgli di cessare le operazioni. Stasera. Non è una grande offerta. È l'unica che riceverai. Quando preghi per la pioggia, il fango va messo in conto. Quando lei guarda a me, che cosa vede? La risposta è niente. Non ho alcun tipo di sentimento verso di lei. È come una garza o un tappo, solo una cosa da eliminare. Conoscevo un russo, un capitano di polizia una volta. Mi raccontò di un caso a cui stava lavorando, non ricordo il nome. Era un famoso intellettuale, viveva a Mosca, un filantropo, un autore. Insomma, decise di condividere il suo benessere con qualcuno meno fortunato e nonostante avesse 5 bei figli, aprì la sua casa a un sesto, un orfano di 12 anni. Un ragazzino maltrattato dal sistema sin da piccolo, problematico, spesso violento. Una causa persa, fermami se la conosci. Oh no, continui. Ok. Quell'uomo buono aprì le porte al ragazzo. E quando il ragazzo lo derubò, l'uomo gli volle bene lo stesso. Quando il ragazzo venne bocciato, l'uomo si mostrò comprensivo e paziente. Quando il ragazzo mentì e truffò e fu violento e litigioso, l'uomo buono mostrò compassione e amore. Finché il ragazzo, che non aveva mai provato la sensazione di essere voluto o amato, finalmente la provò. L'uomo aveva fatto breccia, era un vero miracolo. Una settimana dopo qualcuno si introdusse in casa loro, uccise l'uomo e sua moglie, che dormivano. Dissero che furono rubate piccole cose, cose che ruberebbe un bambino, non si sa con precisione. I figli furono mandati a vivere con dei parenti, il ragazzo, l'orfano, ripiombò all'inferno, giusto? Quando poteva iniziare una nuova vita, gli venne soffiata da due pallottole. È una storia molto nota. Hanno preso chi è stato? Secondo lei? Avranno cercato nei posti sbagliati. A volte la risposta ce l'hai davanti. Yaduma Yumalchik. Ubilik. Sì, credo che sia stato il ragazzo. Credo abbia avuto paura che i genitori adottivi un giorno si accorgessero che lui non era degno. Come se ne erano accorti gli altri e non sopportava l'idea che quell'uomo buono, potesse trattarlo male, che lo gettasse via, come un pezzo di garza o come un tappo. Così decise di non scoprirlo. Tu che ne dici, Nikolai? Crede di conoscermi. Mi sembra un tipo molto sentimentale, signor McCall. È sorprendente. Io non possiedo quell'interruttore. Non ho davvero mai capito cosa si possa ottenere da quei sentimenti, a parte la debolezza. Agli uomini che ho ucciso, ai tuoi uomini, ho lasciato una scelta. Hanno preso una decisione. Ti sto dando l'opportunità di prendere la tua. Grazie. Non c'è di che. Fammi sapere quando decidi. Ma certo. Ho fatto delle cose brutte nella mia vita, Nikolai. Cose di cui non vado fiero. Avevo promesso a una persona che amavo moltissimo di non tornare mai più ad essere quell'uomo. Ma per te posso fare un'eccezione. Mi hai chiesto che cosa vedevo guardandoti. Tu cosa vedi guardando me?